Buongiorno ballerine, ballerini e amanti della danza e benvenuti in questo nuovo video. Sono ancora qui in compagnia di Simona Azzori che saluto, le chiedo come sta per poi iniziare la nostra intervista. Ciao, ciao a tutti, ciao Lea e sto bene, tutto bene, felice di chiacchierare con te. Ottimo, partiamo subito. Abbiamo raccontato un po' gli inizi e anche i grandi successi di Simona. Oggi voglio chiederle quali sono stati i momenti difficili, se ci sono stati, e come sei riuscita ad affrontarli, proprio quei momenti in cui sembra che il buio non finisca, insomma che sembra che la luce, quella famosa luce in fondo al tunnel, non si veda. Ce ne sono stati tanti. Sono stati dei momenti della mia vita, proprio interni o fatti che sono accaduti. Sicuramente la morte della mia mamma è stato un momento per me molto difficile, anche perché lei era la prima persona che ha creduto davvero in me e che mi ha accompagnato nel percorso, soprattutto artistico. Beh, umano è la mia mamma, quello prima di Assolutamente. tutto, però anche in quello artistico. Lei ha davvero creduto in me, quindi quando lei è mancata io, insomma, ho avuto paura di non farcela senza di lei, di non avere quel supporto, per cui quando io guardavo lei sapevo che lei mi dava tutto quello di cui avevo bisogno e in Certo. realtà ho scoperto che il suo sguardo non è mai andato via e non sarebbe mai andato via. Quindi lei, anche quando danzo, lei è dietro le quinte. Ogni tanto me la sento in platea, ma in realtà le piaceva un sacco stare dietro le quinte, chiacchierare con tutti. Infatti, dopo lo spettacolo spesso io racconto la mia storia al pubblico e Certo. dico sempre: mia mamma, se fosse qui, avrebbe parlato con tutti quanti voi, no? E quindi quando ho iniziato a capire che la potevo accogliere in un altro modo, ho trovato forza, più forza. Però appunto questo è stato un momento davvero difficile. A livello artistico ce ne sono stati tanti, proprio fisici, quindi magari di non avere la forza, piuttosto che insomma, poi quando ci sono stati periodi nella mia vita in cui ho fatto tantissime cose in giro, quindi la stanchezza di essere in tour, di andare hotel, eccetera. Tu però poi Certo. quando sali sul palco c'è quella magia che Porta via porta tutto, via tutta la tutto, fatica, tutti sì, i e ti sacrifici. porta da un'altra parte. E poi un paio di anni fa ho avuto dei problemi fisici importanti e ho creduto che non avrei più ballato e ho cercato di accogliere questa cosa, no? Come parte della mia vita. Poi invece probabilmente non doveva essere così. E grazie anche alle persone che mi stanno accanto, alle persone che danzano con me, che hanno creduto che potessimo ancora e avessimo ancora da raccontare qualcosa, è nato il mio nuovo spettacolo, i miei 20 anni più Che bello. due, in cui racconto proprio questo percorso artistico, quindi attraverso la danza, ma anche di vita, perché poi io attraverso la mia danza racconto la mia vita, racconto le opportunità che ognuno di noi ha di scoprire se stessa. La mia, mi piace dire che è una danza mia, cioè è un modo mio di raccontarmi, non faccio Sì. fatica a dire che sono una ballerina. Mi piace dire che la danza mi ha offerto l'opportunità di trovare una modalità di raccontarmi e di incontrare gli altri. La cosa che più mi piace di te e del tuo modo di ballare è il fatto che prima di tutto viene la vita. E tante volte nella danza purtroppo non è così. Prima di tutto viene la danza nel senso di tecnica, nel senso di sacrificio, nel senso di tutto quello che gira intorno a questo mondo. E invece a volte ci dimentichiamo che è la vita prima di tutto la cosa importante, che è la persona, che è la donna, no? Perché tante cose ruotano intorno al mondo della danza e tante volte purtroppo ci si annulla quasi come donne per tanti motivi diversi, di cui abbiamo parlato spesso anche appunto in altri video. E invece la cosa più bella, la cosa che tu non dai, come dire, per scontata, è la vita, cioè la possibilità di muovere il proprio corpo perché c'è vita. E questa secondo me è la cosa più bella da cui tutti dovremmo veramente prendere e imparare.
Questa è la mia scelta, no? Io mi rendo conto che il mio modo di ballare è unico nella sua modalità e quindi lo voglio trasformare, non voglio essere la copia di, non posso essere la copia di Esatto, nessuno, omologarlo, no? Perché non è neanche certo. possibile, non posso competere con nessuno e questo però mi ha donato in realtà una grossa libertà di Sì, scoprire di essere me stessa, ma è enorme. anche quello che io voglio raccontare alle persone nella danza, ma anche al di là della danza, no? Perché tanti ragazzi, tante ragazze hanno proprio la difficoltà di scoprire la propria unicità, la propria bellezza, no? E cercare di essere uguale a tutti gli altri. Il mio modo di essere, di danzare, può mostrare che ognuno di noi, pur per carità, nella danza ci sono delle regole, c'è tanto Certo. e questo è sacrosanto, però poi c'è, come dici tu, la persona, c'è la storia, c'è il cuore e lo vediamo, no? Quanti danzatori magari sono straordinari, però poi magari non arriva così Esatto. tanto, no? Però manca qualcosa perché non sei un robot, sei un essere umano che sta Esatto. danzando. Sì, manca forse il fondamento perché la danza è un'arte, quindi essenzialmente deve trasmettere qualcosa. Se non trasmette, viene un po' a mancare, no? Il suo significato, ciò per cui è nata, in effetti. E, dopo aver raccontato appunto di questi momenti difficili, invece hai qualche aneddoto divertente da raccontarci? Beh, ne avrei tantissimo. In realtà la mia vita io sono una persona molto allegra e mi prendo anche un poco sul serio, nel senso che mi piace davvero divertirmi anche con la mia compagnia, con i ragazzi che ballano con me, noi ci divertiamo molto. Quindi quando siamo in giro, vabbè, capitano le cose sul treno, tipo io sono sul treno, passa il controllore e mi dice giù i piedi dal tavolo, no? No! E quindi io gli dico: no, ma queste sono le mie mani in basso, e quindi rimangono Eh sì. sconcertati perché io, anziché stare male per questa cosa, ho imparato invece a sorridere, a riderci. Poi magari si instaura anche il rapporto per cui Un bel questa persona. rapporto. E poi invece c'è chi ti guarda con quello sguardo che io chiamo uno sguardo da poverino, che è lo sguardo che insomma fa male, però col tempo ho imparato anche a gestirlo e a cercare anche di dare una risposta a questo sguardo. Di solito io uso il sorriso per farlo, no? Perché poi smonta sempre un po', ecco. Sì, Però ma forse sì. quello sguardo è più per loro stessi che per te, sai? Perché è più Esatto. una loro visione, no? Della realtà e di quello che puoi essere tu, ma in realtà non riguarda tanto te, riguarda No. più loro, È lo quindi è per specchio che quello che... io Esatto. rifletto, cioè loro vedono in me la loro mancanza, no? Esatto. Quindi, però ti racconto questa cosa di quando ero ragazzina, avrò avuto 16 anni e sai, le prime volte che mai facevo un po', che fumavo con la mia amica, no? Sai, queste cose. E quindi ero in piscina con questa mia amica, mia mamma era con le sue amiche e a un certo punto questa signora, che però mia mamma non conosceva, dice: mamma, vorrei raccontarvi che ho visto questa ragazza che fumava con i piedi come una ballerina, come un artista, no? E mia mamma ha detto: quella è mia figlia, glielo do io l'artista. Mamma mia, non volendo, ha Non tradito il volendo, lei, piccolo esatto, lei voleva segreto. dire, voleva far dire una cosa bellissima per mia mamma, ok, No. l'artista, però mia figlia. Esatto, lei si è più concentrata sul fumo che Esatto, che sull'artista. sull'artista. Infatti, ha detto glielo do io l'artista. Mamma mia, fantastico, fantastico. Mi piacerebbe ora chiederti che cosa ha in serbo per te il futuro, perché già sembra che hai fatto tantissime cose nella tua vita, quindi che cosa hai in mente di fare nei prossimi, diciamo, anni, insomma? Ma allora, beh, adesso nel futuro immediato portare avanti questo spettacolo, i miei 20 anni più 2, perché sembrava essere uno spettacolo di un evento e invece siamo in tour da ottobre del 2022, quindi lasciamo scorrere e vediamo dove ci porta. E in realtà forse un po' anche nella mia vita è così. Negli ultimi anni ho scoperto che a volte noi
vanno bene i progetti, io ne ho sempre tanti, sogni, e dico sempre a me stessa che non c'è mai un limite alla possibilità di scoprire cosa si vuole fare, eccetera. Però ho scoperto anche la bellezza di lasciare che la vita ti sorprenda. E sono in una fase della vita in cui sì, ho fatto tantissimo e potrei fare ancora tantissimo, ma non voglio darmi limiti nel decidere cosa. Lascio che le cose che sento avvengano, e magari lasciarmi stupire dalla possibilità di fare cose che non ho mai fatto. Quindi sono un po' l'avventura, ecco. Bello, mi piace questo spirito assolutamente. E per concludere la nostra intervista mi piacerebbe chiederti quale messaggio vorresti dare ai giovani ballerini che ci ascoltano. Wow, questo è importante, è una bella responsabilità. Sì. Sento molto la responsabilità, ma è giusto che sia così, perché ogni essere umano, ma ogni danzatore, io credo che il danzatore abbia dentro di sé un po' una sua missione, no? In generale un po' tutti quanti noi, ma usare il proprio corpo, quindi avere la consapevolezza di avere un corpo che racconta qualcosa. E nel mio caso non importa se mancano dei pezzi, ciò che puoi raccontare può essere davvero molto potente e può arrivare al cuore, all'anima. Quindi forse ascoltarsi, al di là della tecnica, dell'importanza dello studio, della preparazione, che quello è fondamentale ed è importantissimo, però c'è uno studio di ascolto interiore che è altrettanto importante. E quindi mi piacerebbe che i giovani danzatori potessero fare entrambe le cose, e anche gli insegnanti, che potessero appunto aiutare i ragazzi a scoprire la propria unicità all'interno del loro modo di essere e di danzare. E questo passa attraverso un percorso anche interiore di consapevolezza di se stessi e delle proprie doti, della propria bellezza. Certo, mi piace che è un messaggio molto profondo, in un momento in cui nel mondo, diciamo, si guarda tanto alla superficie, alla superficialità, le cose profonde sono quelle che a me piacciono molto e penso che sia giusto parlarne, anche se sembriamo a volte un po' controcorrente, fa no? Niente. Perché ci piace è un po' così, sì. Però è bello, sì. E quindi ti ringrazio anche per questa tua prospettiva sulla danza, che è, come dicevi prima, unica e magari un po' diversa, ma va bene, ci serve tutto e facciamo tesoro di tutto quello che ci arriva. Come hai detto tu, accogliamo e viviamo in questo modo. Ti ringrazio tantissimo, davvero, e invito tutti a venire a vedere il tuo nuovo spettacolo, assolutamente, e anche a leggere i tuoi libri, che sono fonte di testimonianza molto importante. Grazie, per cui, cara. Sono Posso felice. Dire che anch'io sono molto felice di aver fatto questa intervista con te, davvero tanto, ci tenevo molto, ci abbiamo messo Grazie. Un po', ma ce l'abbiamo fatta. Sì, ma ce l'abbiamo fatta. Ed è un grande piacere, quindi ti abbraccio. Poi, grazie. Con la possibilità di incontrarci di nuovo presto. Speriamo, dai, volentieri, volentieri. Ringrazio anche tutti coloro che ci hanno ascoltato, sono sicura che trarranno delle belle cose da questa intervista, sia dalla prima parte che da questa seconda parte. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.